Siamo sulla terrazza dello Yacht Club Costa Smeralda in occasione della Loro Piana Super Yacht Regatta. 30 barche che si contenderanno il titolo, divise in 4 classi. La più numerosa è la classe Wally, 12 barche. Loro Piana ha sempre supportato lo sport della vela, poiché i nostri clienti e amici amavano questo sport, anch'io in particolare, però poi abbiamo deciso di concentrare un evento per barche grandi alle quali nessuno dedicava effettivamente del tempo a competizione. Siccome queste barche da crociera non avevano nessun circuito, averlo iniziato a mio avviso è stato molto positivo, perché poi tutti coloro che hanno una barca a vela alla fine in qualche maniera amano confrontarsi con gli amici. Dietro di me Azzurra 1983, la barca che ha segnato la fortuna dello Yacht Club, ed è stata la sua grande partecipazione alla Coppa America. Finì nelle semifinali della Louis Vuitton Cup. Ed è un abbinamento, direi, storico ormai. Pigi è un grande regattante, un grande amico, e l'occasione di poter abbinare il suo marchio ad una manifestazione cui abbiamo creduto fin dall'inizio, quindi portare i super yachts, le grandi imbarcazioni nelle nostre acque, pareva che fosse il veicolo ideale per Loro Piana per gemellarsi con noi in questa avventura. La classe Wally torna alla Loro Piana Super Yachts dopo un paio d'anni di assenza, e siamo 12 barche, quindi siamo la classe più numerosa. Direi che è veramente una dimostrazione che oggi, quando si parla di veri maxi e vere regate, la classe Wally rappresenta appunto quello che una volta erano i mitici maxi. La nave più grande è Oana di Giovanni Cagnoli, c'è anche lì un pezzetto di azzurro, il timoniere Mauro Pellaschieri. Queste grandi navi sono facili da portare perché sono piene di servomeccanismi, ma pensate, hanno degli spinnaker, dei genhacker che superano i 1000 metri quadri. Vederle nei tratti di Lasco e Poppa è un vero spettacolo. Super yacht, barche sopra i 30 metri, piano piano sono diventate da 50 metri con sempre maggiori performance. Prima erano come le navette con a vela, e invece piano piano stanno diventando delle vere barche a vela, non dico tirate, ma con caratteristiche sportive molto migliori. E quindi lo considero anche la regata uno stimolo a far questo, e uno stimolo per avere barche più efficienti e più marine, e quindi lo vedo molto in maniera positiva. Le barche più grandi, che stanno diventando sempre più grandi, diventano delle vere e proprie navi a vela. Molti dei sistemi sono oramai automatizzati, winch elettrici, possibilità di arrotolare le vele o comunque di chiuderle nella calza, però 1100 metri quadrati di spinnaker sono comunque impegnativi, e poi comunque vanno portati in coperta, stivati, e quindi come tutti i maxi fin dai tempi dei clipper richiedono uomini forti, braccia forti, e quindi nonostante appunto ci sia molto automatismo, molta meccanizzazione, sono loro che poi provvedono a governare queste vele immense. Non è la prima volta, questo è il terzo anno, e veniamo sempre con piacere perché l'atmosfera comunque della Sardegna e anche dell'organizzazione della Loro Piana è sempre stata particolarmente entusiasmante, ha sempre creato una atmosfera sia di sport, maggiormente per il discorso della vela, e anche quello che poi successivamente degli eventi, l'organizzazione, devo dire che è un evento che bisogna ripetere sempre ogni anno.